cari, stasera vi porto niente di meno che... Avete riconosciuta? È la Scala di Milano. Era la sorella. La trama della Signora delle Camelie è abbastanza lineare, proverò a sintetizzarla, non è facile. Si tratta della storia d'amore tra due giovani, Marguerite Gautier, una celebre e bellissima cortigiana parigina, e il giovane Armand Duval. Tra i due scocca una appassionata relazione che però viene avversata dal padre di lui, il quale va dalla donna e la convince che deve lasciare stare il figlio perché per il suo bene, per il suo futuro, è meglio che i due si separino. La donna accetta con molto dolore e torna a fare la vita che faceva prima, di cortigiana. Lui, convinto di essere stato tradito, a quel punto prima si fa vedere in giro con un'altra cortigiana, poi addirittura per umiliarla le invia dei soldi. La donna accetta tutte queste cose in silenzio, sempre per il bene dell'amato. L'epilogo è tragico perché poi la povera Marguerite morirà, e morirà perché è malata di tubercolosi. Il povero Armand scoprirà la verità, cioè di essere stato amato e protetto da Marguerite solo attraverso le pagine del diario di lei, ritrovate poi dopo la morte. Costumi, musica di Chopin alla grande, la storia però non si capisce, è troppo complicato. Non è facile, diciamo, andare alla Scala e comprendere il balletto se non si ha, diciamo, alle spalle la conoscenza di questo romanzo. Posso dire che a noi è piaciuto molto. Che non c'è per me. Mi sono ricreduto, credevo che mi sarei addormentato, in realtà è stato uno spettacolo meraviglioso. Ci fucidiamo perché siamo morti. Bello balletto però. E a proposito di divani, chiudiamo in bellezza con quello del foyer Toscanini. No, sono così stanco e poco reattivo che non mi sono accorto che è passata la mezzanotte. E quindi i passi sono mezzanotte. No, però giuro, li avevo fatti i passi anche tanti. Sì, li avevo visti io, testimone.